serenissima Venezia, ove scorre a profusione la compunta e la facezia. Tocca al Teatro Stabile del Veneto con il divertito viaggio dell'Arlecchino Furioso alla scoperta della commedia dell'arte, aprire ogni giorno il carnevale più conosciuto al mondo per il fascino che esercita e il mistero che continua a possedere. Maschere e divertimento come sempre, ma non solo, perché l'edizione delle arti e delle tradizioni voluta dal direttore artistico Marco Maccapani ha trasformato Piazza San Marco in un grande laboratorio. Ho voluto dare modo alla gente che visita questa città di vedere cosa c'è dietro i palazzi, le culture, le tradizioni millenarie quasi, che raccontano veramente Venezia. È la città che crea, realizza maschere e costumi, intaglia la pietra d'Istria dei palazzi, dei selciati e dei bassorilievi, calzature del Made in Italy, che hanno origine dagli antichi calegari veneziani, vetro finemente soffiato della tradizione muranese. Costruisce gondole in una mezza dozzina di squeri, contando oltre 400 gondolieri. Tutto questo cosa c'entra con il carnevale? È stata un'opportunità per rispolverare, per riaffermare questi mestieri che ormai stanno sparendo. Sotto il ponte dei Tre Archi sfilano le maschere più belle, dietro alle quali si celano veneziani ma anche turisti che arrivano apposta per vivere il fascino di una Venezia surreale. La cosa più particolare è che è fatta in cartapesta. È tutto fatto a mano, si fanno con questi stampi che state vedendo qua. Dopo il volo dell'angelo dal campanile di San Marco della bella Irene Rizzi, si prepara il volo dell'aquila con il primo uomo. Sarà Saturnino, il più famoso bassista italiano, ad avviare la chiusura di questo carnevale veneziano.